Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Trovi i dischi bulk usati in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie del freno posteriore, dovrai sollevare la parte posteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Molla i bulloni delle ruote posteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Prima di iniziare, sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione non sarà possibile. Sblocca la pinza del freno. Per farlo, usa una chiave a bussola con bussola da 13 e una chiave inglese da 15. Rimuovi le viti della colonnetta. Dopo averle rimosse, la pinza sarà libera. Fai leva con un grande cacciavite piatto per staccare la pinza dal suo supporto. Trucco. Lega un pezzo di cavo elettrico o un pezzo di spago a una delle spire delle molle delle sospensioni. Per evitare di rovinare il flessibile del freno, legalo alle sospensioni aiutandoti con il cavo che hai messo prima. Rimuovi le pastiglie facendole scorrere via dal disco. Usa una spazzola metallica per pulire le estremità del supporto delle pastiglie. Usa una chiave a bussola con bussola da 18 per svitare le viti del supporto della pinza. Rimuovi le viti e stacca il supporto. Usa un martello e un grande cacciavite piatto per rimuovere la copertura del mozzo. Poi svita il dado del mozzo con una chiave a T con inserto da 30. Infine rimuovi il disco. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico! Pulisci il mozzo con una spazzola di metallo e del detergente per freni. Prendi il nuovo disco. Prima di inserire il nuovo disco, bisogna pulirlo con un detergente per freni e con carta assorbente per rimuovere la paraffina di stoccaggio. Se il disco è verniciato, puoi inserirlo direttamente sull'asse. Rimuovi il tappo di protezione del cuscinetto. Metti in posizione il nuovo disco. Attenzione! Questo modello di disco comprende il cuscinetto per la ruota. Adesso puoi rimontare il dado del mozzo. Devi stringerlo forte. Riavvitalo prima con la chiave a bussola e poi con una chiave dinamometrica regolata a 280 Nm. Poi rimonta la copertura del dado. Rimetti a posto il supporto della pinza avvitando prima a mano e poi, per bloccarlo, con una chiave a bussola con bussola da 18. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Spingi il pistone. Per questa operazione è indispensabile avere un arretratore di pistoni. Un attrezzo specifico che permette di spingere il pistone, ma anche di farlo ruotare su se stesso per riarmare il sistema di recupero di gioco del freno a mano. Prendi le nuove pastiglie. Ungi con grasso al rame la parte esterna delle nuove pastiglie.
inseriscile nella pinza facendole scivolare. Metti a posto le molle delle pastiglie, in modo che siano parallele alle pastiglie stesse. Adesso rimetti a posto la pinza e riavvita le viti della colonnetta. Ricordati di usare la nuova vite che ti è stata fornita pretrattata con serrafiletti. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.